Dario, piega le gambe. Non è il problema le mani, il problema sono le gambe. Marco, piega le gambe. Andrea, scendi più in basso. Dario, il problema non sono le mani, è che sei in cielo. Matte, non esagerare, tanto lui non salta, quindi anche se dai staccata non è un problema. André, devi velocizzare e girarti verso di lui, non devi alzare la palla di lato, mai, in nessuna occasione. L'altra gamba, Marco. È troppo bassa ed è doppio per questo, André. Abbassa la matta, è troppo alta. Marco, vai giù con le gambe, non usare il piano di rimbalzo, che la palla va a caso. Uguale, Giovanni. Dario, non saltare, vai giù con le gambe. Il gesto è uguale, ma devi sviluppare da sabbia al ginocchio, non dal ginocchio al salto. Ciao Manu. Ora ci siamo, Giovanni. Stesso discorso. Sei indietro di schiena e le braccia sono sotto il mento. Ok Matte, ora ci siamo. Cambio. Tieni le braccia stese, Marco. C'è la palla addosso, Dario. Matte, non fare il passo, fatti trovare già posizionato. Uguale, Andrea! E poi c'è il piano di rimbalzo che è sotto l'ombelico, non puoi dare un pallone così. Marco, stai con le braccia stese per poter palleggiare. Le pieghi quando hai il pallone in mano. Dario, vieni su bene con la gamba. Uguale, Matte, vieni su bene con la gamba. Cambio. Portare sotto la barba, accompagnala col corpo. Andrea, non puoi spingere un pallone di lato, è impossibile, non ce la può riuscire nessuno, devi velocizzare bene tanto. Dario, c'è la palla addosso, batte ora un po' più alto, è troppo basso, è preso in punta di piede, fai il fallo per tutti gli altri. L'altra gamba, Giovanni, è perfetto. Non fare il passo, se no perdi l'equilibrio. Marco, parti con le braccia stese e accompagna. Non devi usare i polsi. Stai andando dietro con la schiena, Giovanni. È dodici. Cambio. Cambierà. Stessa identica cosa, vai. Ora non hai usato le gambe, le hai unite, che è diverso. Che palle mi pungono sulla punta di Vespa, mi fa male. La punta di Vespa mentre mi sono messo io. Entraci bene basso, è uguale, hai preso all'indietro e solo pollice. L'altra gamba, Matte. Giono, scorrere verso la rete. Ok Dario, questo è molto bello. Levaci i pollici, Andre. Ci devi mettere i pollici perché sei tutto indietro con la schiena. Perché i pollici li stabilizzano. Ma ruota e fallo. Allora se lo... Se si ritoglie... No, devi stare dritto con la schiena.
tu sei così e per questo che usi i pollici. Se stai così, i pollici non servono più, però devi stare dritto. La schiena sta qua. Tu all'indietro il pollice lo usi per fermare il pallone, non devi fermarlo il pallone. Non unire i piedi, Giovanni. Dario, c'è la palla addosso, è fallo. Non fare i passi mentre alzi, Matteo. Ok, non sgambettare che il palleggio va bene. Cazzo, non ho portato a posto la lavagnetta, il coglione. Sei troppo sotto la palla ancora, Dario, ma meglio di prima. Non fare il passo, Matteo, stai in equilibrio. Fai questo, immobile poi. Non devi avanzare, avanzi con tutto il corpo al massimo, non con un piede. Ok, Dario, questo va bene. Stai dietro il pallone, Marco. Se fai il passo, fai ruotare il pallone, lo prendi in alto. Gio, ferma il pallone in rimbalzo, sennò va troppo in alto ed è incontrollabile. Dario, questo è eccessivo. Ok, Marco. Sei storto, spalle e ginocchia sono storte. No, 35. È allenante per voi, ringraziatelo che non sappia contare. Siamo io e Sacco. L'altra gamba, Marco. Questo va bene, Matti. Questo va mille volte meglio, Dario. Non unire le gambe. No, te l'hai preso in piedi praticamente questo. Ma sei in piedi con le gambe? Non ruotare allora, ferma il bacino. Faccio fare 2 milioni di addominali apposta. Lenny, ho bisogno dell'Autan! Una barca di Autan. Una cisterna di Autan. Non girare i polsi. Usa le gambe, Matteo. L'altra gamba, Giovanni. Sotto il pallone, Dario. Ora va quasi bene. Sei sotto il pallone, Dario. Unire i piedi, Matteo. Stendi le braccia, vai giù. Ok. E i campanoni di Dario. 12. Cambio. Fatto tutti.